Crippa. Grazie Presidente. L'emergenza non ha mai fine, forse perché sta diventando stucchevole continuare a parlare di emergenza. Da più di un mese il maltempo non dà tregua e non fa che mettere a nudo tutte le mancanze delle istituzioni. La leggerezza nella valutazione delle previsioni meteorologiche, folle intasamento istituzionale, dissesti idrogeologici sono solo alcune delle ferite sempre aperte e di cui si parla solo dopo le tragedie, come quelle che stanno colpendo il nostro paese nelle ultime settimane. Questa mattina è toccato a Crevacuore, paese in provincia di Biella. Brunello Canuto, un pensionato di 70 anni, è morto annegato in un vero e proprio fiume di fango, nato da una frana causata dalla pioggia incessante che cade ormai da giorni sull'intero territorio piemontese. Un dramma, colleghi, che si profila oltretutto in qualche modo grottesco, considerando le periodiche promesse del governicchio di turno, spesso solo aria di passaggio nelle bocche di taluni. Manutenzione ai lavori ordinari, stop al consumo del territorio, divieto di costruzione di nuovi immobili a uso commerciale e abitativo in zone a rischio. Queste sono solo cose che ormai rimangono nell'aria. Queste dovrebbero essere invece le parole per un nuovo futuro sostenibile per i cittadini italiani e per il nostro territorio. Dovrebbero essere parole e fatti di speranza che forse potrebbero aiutare anche, solo in parte, tutti i cittadini allerta per la situazione, come tutti coloro che vivono nei pressi del Lago Maggiore, per cui si prevede nei prossimi giorni una piena che potrebbe superare i valori record del 2002, considerando anche l'Isola Bella, uno dei nostri pregi dal punto di vista ambientale, è già sott'acqua. Come cittadini residenti nei pressi del Lago d'Orta, cresciuto di 45 centimetri nell'arco della giornata di oggi. Come gli abitanti del comune di Celio, in provincia di Vercelli, che risulta essere isolato. Come citare anche tutte le frane localizzate nei pressi dei comuni di Stresa, che hanno obbligato l'interruzione delle linee ferroviarie Domodossola Milano e Domodossola Novara. Quante promesse dovremo ancora sentire in televisione e in quest'Aula prima che si capisca il problema reale, che non è un'emergenza, è ormai una concretezza costante e continua. Non chiamatela emergenza, questo vuol dire dover Collega, risolvere un problema in maniera immediata. Grazie la Presidente. ringrazio.